gioco non sa ancora se trovarlo divertente, mentre si incammina in via del ricorrente. La gente se lo scorda spesso e volentieri, ma lui gli dava merda da mangiare fino a ieri. E mentre ne godevano facendo complimenti al titolare, alla qualità degli ingredienti, lui gli aveva riciclato il pasto di 3 giorni fa. Falsa gente dirigente che si abbuffa, non lo sa. Dio manda la carne, il diavolo manda i cuochi, e Marco ha sempre lavorato in mezzo ai fuochi. Non fare torto alcuno, ama tutti e fidati di pochi. Lo ripete mentre allevia la sua sete al parco giochi. È un pischello di 20 anni, ok, va bene, ok, d'accordo. Per usa il cervello sbrana iene ed è un ingordo. Belle facce, ma gli vengono i brividi. Sembrano marce, più piene di lividi. E in più ripidi e vividi. Ricordi in confusione, disgustosi piatti insipidi. Da fare indigestione, ma che ci vuoi fare? Non tutti sanno cucinare. E la vita è la peggiore delle cuoche a quanto pare. A mani avare, ma abbondare con pietanze amare. Col favore della fame le fa trangugiare. E poi l'amore certe volte si mescola con l'angoscia, mentre nella testa c'è un pensiero che scroscia. Lui resta solo inerme, una pedina mezza rotta, nudo come un verme sulla scacchiera corrotta. Inclina alla menzogna, un vizio che lo incalza, ma la fine di chi sogna è l'inizio di chi s'alza.